camminare per trovare una strada, partendo da se stessi per trovare o ritrovare un nuovo sé. Oggi vogliamo parlare dell'associazione Lunghi Cammini. Che cos'è, che cosa fa e chi sono i suoi protagonisti? Lo chiediamo alla sua animatrice e presidente Isabella Zuliani. Buongiorno Isabella, benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, l'associazione Lunghi Cammini nasce da una sorella maggiore che è un'associazione francese che si chiama SEI. E ci puoi raccontare che cos'è l'associazione Lunghi Cammini, che cosa fate e chi sono i vostri protagonisti? Sì, noi siamo una piccolissima associazione che, come dici bene, ha copiato il modello da SEI che esiste da 20 anni. E che abbiamo, noi abbiamo conosciuto questa idea del lungo cammino educativo attraverso un articolo di giornale, e il giornale in particolare era Avvenire. Sì. E quindi 7 anni fa, letto questo articolo, 8 anni fa ormai, ci siamo incuriositi e abbiamo preso contatto con Seglie. Poi abbiamo avuto occasione di partecipare con loro a un progetto europeo e quindi ci siamo lungamente incontrati con loro e con un'altra associazione che fa cose analoghe e che è ALBA, belga, e abbiamo imparato qualcosa da loro, dai loro errori, dalle loro, ma soprattutto dalle loro esperienze. Ecco, protagonisti di questa associazione sono ragazzi che hanno tra i 14 e i 18 anni, quindi ragazzi giovanissimi, autori di reato a cui voi avete rivolto questo progetto. Loro che cosa fanno per rieducarsi, per trovare, come dicevo all'inizio, il nuovo sé? Sì, non solo in realtà ragazzi in percorso penale, ragazzi che abbiano fatto dei reati e che quindi siano in un percorso penale. In generale, adolescenti, soprattutto minorenni, che abbiano un momento di grave difficoltà, che siano in un vicolo cieco. Quindi, e così agiscono anche Seglie e Alba. È una proposta rivolta a adolescenti in crisi, ma a differenza di altre proposte viene gestita in un rapporto uno a uno, cioè noi facciamo fare l'esperienza di cammino a un ragazzo o una ragazza alla volta. E però, perché questa cosa accada, il ragazzo o la ragazza, una volta che gli è stato spiegato in cosa consiste l'esperienza, a cosa andranno incontro, deve aderire. Noi diciamo formalmente, in realtà gli chiediamo semplicemente di scrivere qualche riga. Loro, dopo che gli è stato spiegato, devono risponderci, diciamo, scrivendo qualche riga di loro pugno sul motivo per cui vogliono cogliere questa sfida. Perché è una sfida, viene proposta a questi ragazzi non come una pena, non come una fatica, una fatica sicuramente perché lo è, ma una sfida che può incontrare l'istintività adolescente in positivo. Quindi è una sfida, non è una punizione. Il cammino, quindi il ragazzo viene accompagnato da un educatore, Isabella, nel suo cammino? Certo, come dicevo, quindi è uno a uno. La particolarità rispetto ad altre modalità, ad altri strumenti, è questa del rapporto uno a uno. Il ragazzo o la ragazza fanno un'esperienza che va dai 30 ai 100 giorni di cammino, quindi tra virgolette tanta roba, con un solo accompagnatore o accompagnatrice. Ed è forse questa della scelta dell'accompagnatore la cosa più difficile di cui ci facciamo carico, perché l'accompagnatore non è necessariamente un educatore. Quando noi apriamo le selezioni, chiamiamole così, tra le persone che si candidano in questo ruolo così delicato, noi lo diciamo esplicitamente: non cerchiamo educatori. Cerchiamo degli adulti sensibili che amino camminare, questo diciamo lo possiamo dare per scontato, e che abbiano anche già lunga esperienza di cammino, che quindi insomma possano essere una buona guida dal punto di vista pratico,
non su percorsi in particolare, ma in generale cosa vuol dire essere per strada, camminare, portare uno zaino, affrontare gli imprevisti. Ma umanamente gli aspetti più importanti sono l'umanità di queste persone. Devono essere persone che hanno uno sguardo positivo sulla vita. Isabella, mi incuriosisce, è molto bello quello che dici, appunto persone umane, sensibili, adulti, che non devono essere per forza educatori e che accompagneranno questi ragazzi, questi giovanissimi nel loro cammino. Durante il cammino è necessario che l'adulto parli con il giovane o che il giovane debba necessariamente parlare con l'adulto o possono in qualche modo gestirsi il cammino come meglio è per entrambi? Come funziona? Ecco, perché io Sì. ho tantissime curiosità su questo Certo, progetto. certo. Allora, ci sono alcune regole che Ecco. regolano le nostre esperienze. Non hanno cellulare, non hanno dispositivi informatici, hanno pochi soldi, hanno un budget contenuto. L'esperienza è sobria. Devono raggiungere la meta quotidiana e quella più lontana, finale, che se è un'esperienza di 30 giorni sarà circa a 600 km a piedi. Le tappe sono prefissate, quindi a distanza noi sappiamo quotidianamente dove arriveranno. Hanno un telefono di servizio, hanno un cellulare di servizio, perché facciamo camminare un minorenne, è importante poter rispondere all'emergenza Certo. e possono trovarsi in una situazione nella quale hanno bisogno di telefonare. E entrambi hanno diritto, insomma, poi diciamo così, a fare una telefonata alla settimana a chi vogliono. Possono essere i familiari, può essere l'amorosa, può essere l'educatrice a distanza, l'assistente sociale. È libera scelta. Ma vengono raggiunti quotidianamente, una volta arrivati alla tappa, da una telefonata di quello che noi chiamiamo il responsabile cammino, perché a distanza c'è un'equipe che loro conoscono entrambi nei primi 2 giorni dell'esperienza, che è residenziale, qui dalle nostre parti, noi siamo nel veneziano, e che li accompagnerà a distanza per tutto il cammino, perché vengono monitorati, l'esperienza viene monitorata, non sono lanciati come una fionda, Chiaro. vai, ciao, ci rivediamo tra un mese. Li accompagniamo a distanza. Cosa fanno in cammino? Camminano, camminano. E quindi la relazione tra loro due sarà una tranquilla relazione tra un giovane e un adulto che fino alla mattina del giorno nel quale si incontrano era un perfetto sconosciuto. Erano perfetti sconosciuti l'uno all'altro. Quindi prenderanno le misure, dovranno alzarsi alla mattina tutti e due, decidere che panino farsi a pranzo, decidere come spendere il piccolo budget che hanno quando si fermano la sera. Dovranno gestirsi l'esperienza, litigheranno. E Ovvio. magari anche se la dovranno gestire, però, con il sussidio, l'appoggio eventuale di questa telefonata serale, che può anche servire per affrontare i piccoli grandi conflitti che si manifestano. Chiaro. Isabella, i ragazzi compilano, hanno un diario, chi vuole può scrivere un diario di questo cammino, anche questa catartica come esperienza. Certo, ovviamente noi lo auspichiamo, però non ci nascondiamo e alcuni ragazzi lo fanno, alcuni, sì, alcuni lo fanno. Più volte abbiamo chiesto a questi ragazzi di metterci a disposizione il diario e quasi sempre ci hanno detto che no, era privato Ah, ecco, ed beh. è legittimo anche questo. Certo. Però non possiamo nasconderci che nella maggior parte dei casi questi sono ragazzi che hanno abbandonato la scuola. Come dicevo, sono ragazzi che sono in un vicolo cieco e quindi purtroppo l'abbandono scolastico, sia che abbiano fatto reati che non ne abbiano fatto, è una evenienza frequente tra i ragazzi che abbiamo fatto camminare. Ecco. L'unica ragazza che ha camminato per dire con noi, che è stata una magnifica esperienza, era una ragazza a ritiro sociale. Per esempio, quindi lei non aveva fatto reati, non aveva questo tipo di vissuti, ma ha
aveva altri problemi, un ritiro sociale, autolesionismo, eccetera. Quindi la scrittura non è sempre nelle loro corde, però una cosa che mettiamo loro in mano e che auspichiamo venga utilizzata è una macchina fotografica. Ultimamente gli diamo un cellulare senza SIM, che è più snello, più piccolo, più facile da gestire, con il Chiaro. quale li invitiamo di fare fotografie, di documentare la loro esperienza con i loro occhi, perché alla fine del cammino produrremo un album che restituiremo al ragazzo e all'accompagnatore, all'accompagnatrice, con le foto fatte da entrambi. Isabella, immagino e si evince anche dalle sue parole che tu sei stata testimone di cambiamenti importanti in tanti ragazzi. Sì. Succedono cose importanti in cammino. I ragazzi si stupiscono di essere guardati con favore da tutti quelli che li incontrano. I ragazzi scoprono un possibile sguardo su di sé completamente nuovo. E questa è la sorpresa più importante che loro vivono. La maggior parte dei ragazzi arrivati alla meta vorrebbero proseguire. In conclusione, proprio visto che siamo a San Giovanni Rotondo, siamo sul Gargano, si parla di cammini, il nostro Monte Sant'Angelo, diciamo, ecco potremmo chiamarlo il primo luogo di pellegrinaggio d'Europa, è stato anche meta di uno dei vostri cammini? Certo, più di uno, perché due volte, due nostri cammini sono arrivati o passati per Monte Sant'Angelo percorrendo tutta la via con le ali ai piedi, Sì, disegnata da Angela, che so, con Serracchioli. sosta. Esatto, esatto. Certo. Ed è un percorso magnifico, magnifico e una meta magnifica che dai ragazzi è stata vissuta con grande empatia. Uno dei ragazzi, l'ultimo che ha fatto l'esperienza, il penultimo che ha fatto l'esperienza con noi è pugliese e quindi percorrendo il Gargano, avvicinandosi a questa meta, lui diceva di sentire l'odore del mare, quando non lo si vedeva ancora. però, insomma, al di là di questo, il suo è stato un ritorno verso casa ed è stato particolarmente significativo per lui e per noi con lui. Che bello, immagino tu davvero sia testimone di storie belle che ti arricchiscono ogni giorno. Grazie per essere stata con noi, cara Isabella. Mi ricordi se avete un sito internet o se in qualche Certo, modo, ecco, ricordiamolo. abbiamo un sito che è facilissimo, www.lunghicammini.it e mi tocca anche ricordare il fatto che se noi riusciamo a realizzare dei cammini è perché riusciamo a trovare dei fondi, perché non siamo finanziati da nessuno. Partecipiamo a bandi, reperiamo con dei progetti e raccogliamo anche il 5 per 1000. Nel nostro sito si trovano molte informazioni sulle esperienze che abbiamo fatto, ma anche eventualmente riferimenti per darci una mano. Ecco, da un punto di vista, ecco, concreto, ma anche se magari chi ci segue vuole diventare un accompagnatore o Certo, certo, un'accompagnatrice, certo, anche può candidarsi. può candidarsi. Benissimo, Associazione Lunghi Cammini. Grazie, la vediamo anche in sovraimpressione. Grazie Isabella Zuliani, presidente e animatrice, per essere stata con noi. Un saluto anche ad Angela Serracchioli che abbiamo ricordato questa mattina per una grande camminatrice, ecco, Una cara amica. grande camminatrice anche sul nostro bel Gargano. Grazie, alla prossima occasione, Isabella. Buon Buona cammino. giornata, grazie a voi. Grazie, ciao. Restituisco la linea alla regia, brevissima pausa e poi proseguiremo come sempre la diretta di oggi.